for the try to Prendi 20 mercanti d'arte tra i più prestigiosi del mondo. La Ville Lumière è una partnership con i musei più visitati su tutti il Louvre. Ecco Paris Tableau, primo salone dedicato interamente alla pittura antica. Si va dal 1200 a fine 800, niente moderno, solo capolavori di alta qualità. Una mostra mercato che ha aperto i battenti nel novembre 2011 e che si delinea come happening di altissimo livello da infilare di prepotenza nelle proprie agende. Un settore sicuro, l'antico, almeno più sicuro del cugino contemporaneo. Un segmento che corrisponde a acquisti di passione e cultura e che non lascia con le mani vuote a breve termine. La prova provata è la presenza al Palazzo della Borsa di un signore di nome Jeff Koons con la sua collezione di arte antica in esposizione e la partecipazione di Damien Hirst alla serata inaugurale. Era nuova, ma è dedicata esclusivamente alla pittura. Sembra strano, ma non è mai esistita nel tempo. È una prima assoluta, un salone dedicato alla pittura antica, è un'edizione prima mondiale, quindi ieri sera era il primo giorno di un grande evento, perché il quadro antico è sempre stato mischiato con l'antiquariato, con vari altri oggetti. E quindi è un posto specifico che non va in concorrenza con nessun'altra fiera, perché ogni fiera ha la sua specificità. Questa è solo dipinti antichi. Sì, Papa Battoni è un pittore che amo molto, in particolare questo, perché mette in risalto tutto un percorso della storia dell'arte nel tempo, c'è il passaggio dal classicismo all'accademia, quindi c'è lo studio della scultura, del torso del Belvedere, ecco, la luce che va verso la luce accademica e questo calore forte che è trasmesso da queste luci che lui sa rendere in maniera eccezionale in questo quadro. È sempre più difficile trovarli, i quadri, che venderli. Insomma, i big del contemporaneo oggi comprano antico. E d'altronde, con lo spread più alto di sempre tra BTP e Bund, anche per noi l'acquisto di arte antica diventa una scelta logica. Ecco cosa ne pensa in proposito un alfiere del settore, Vittorio Sgarbi. Mi sembra che in un momento di crisi acquistare i quadri sia una cosa assolutamente logica. Io l'ho sempre fatto quando non c'era nessuna crisi, ma non vedo cos'altro dovrebbe comprare. Cioè, una cosa che ha valore è una cosa che non si trova. C'è chi compra automobili o barche, compra dei duplicati, dei triplicati, dei quintuplicati. Ci sono la passione per un Aston Martin o la passione per un qualunque oggetto di produzione. Certamente a un certo punto può essere esaurito, ma la forza dell'arte e la sua unicità è il fatto che tu non acquisti quello che cerchi, ma acquisti quello che trovi. E quindi la natura stessa degli oggetti d'arte è la loro imprevedibilità, il loro non essere facilmente. Non puoi dire voglio comprarmi un dipinto di Magnasco, lo troverai forse Magnasco. Ecco, io credo che questo significhi il valore reale di una cosa, cioè il fatto che tu acquisti una cosa che non esiste, che non c'è, che non puoi trovare sapendo che qualcuno l'ha prodotta per te, anche in un numero limitato.
e quindi l'unicità delle opere d'arte rappresenta un valore così assoluto che non può essere troppo soggetto a oscillazioni di mercato. Non credo che avremo gravi decrementi del valore delle opere d'arte vere. Quindi se uno acquista un'opera d'arte a un prezzo che oggi è costretto a essere contenuto per quelle ragioni, è certo che domani quel valore non potrà essere diminuito.